Oggi raga andiamo al mercatino giapponese. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, shokari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, perché oggi ragazzi vi porto in un posto nuovo dove non ci siamo mai stati. Oddio, forse alcuni di voi ci è stato, però a chi non c'è mai stato, benvenuti raga al mercatino giapponese. Oggi perché, ma voi state lì, perché mi vedete così con questa cosa, con questa parrucca? Perché mi vedete in cosplay? Perché ragazzi dovete sapere che qua, oltre a vendere, che c'è sto mercatino giapponese, tutta roba orientale del Giappone, ci stanno pure i cosplayer ragazzi, i cosplayer, vabbè che l'avete letto già dal titolo qua sotto, quindi andrò a rompere i coglioni come al solito, andrò a rompere i coglioni ai cosplayer che vedo qua in giro. E ragazzi devo dire che ce ne sono parecchi, contro ogni aspettativa, vedete quelle che sono passate già stanno a dare raga. Però ragazzi, prima di iniziare raga, ovviamente come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale, attiva la campanella, a mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre, insomma ragazzi lo sapete. Ora ad occhio qualche cosplayer che qualcuno mi è scappato, mo ne pio un altro, ne pio la lo vedo. Ehi ciccio, vi è qua, oh. Stanno i primi cosplayer che ho d'occhiato, che mo gli rompo le palle, gli rompo. Raga, chi siete voi, come ti chiami? Giulia. Tu invece? Asia. Ma perché c'hai gli orecchioni, c'hai Asia, che c'hai queste orecchie? Dovrebbero essere orecchie. Dovrebbero essere orecchie. Orecchie. Che personaggio è il tuo? È Uta di One Piece. Uta di One Piece. Raga, io a questo punto non ci sono arrivato. Mi sono fermata alle prime due stagioni. Poi mi sono rotte le palle. Come? È un film. Ah, nel film che è uscito quest'anno c'è sta. Ah, ho capito. Qual è il protagonista? Quella che sta nella copertina, si vede? Mm-hmm. È quella, ecco perché mi sembrava un po' familiare. Tu invece che personaggio è il tuo? Io sono Magima. Tu sei. Lei è matematica. Ok. Lei è matematica, tu invece sei geometria. Sì, palese. No, io sono Rise Kamishiro di Tokyo Ghoul. Ah, dei. Ma tu stanotte ne hai dormito, Nai? Te vedo che c'hai Venerdì Santo. No, di notte vado a mangiare le persone. Ah, buon appetito, raga. Buon appetito. Senti, perché c'hai ste orecchie così? Non lo so. Ah, sei proprio malformato. Sì. Tipo X-Men. È proprio fatto così. Vabbè, raga, voi ci venite sempre qua a sto mercatino giapponese. Ci veniamo anche domani. Pure domani ci siete, raga. Da quanto tempo? Due anni, quindi vabbè, quindi beh, bello, mi piace. Che avete comprato oggi qua? Un cazzo, raga, un cazzo. Come? Dei baiocchi. Dei baiocchi. I Kinder cereali. Tutto molto orientale, diciamo. Raga, io sono morto per qualche cosa. C'è sta l'angelo, tu sei il mio angelo. Va bene. Lui è il mio angelo, raga. Tu invece sei la mia demona. Ok. Il tuo demone. La mia demona. In realtà. E lei che cosa? Raga, è lei che cosa? Le donne comandano sempre, quindi. Senti, perché c'è questo personaggio? Mi piace un sacco, poi c'ha un carattere molto carino, quindi. È un angelo. Sì, no, ma. È molto tranquillo, riservato. Cioè, l'angelo solitamente va per curare le persone. Lui, se te tocca con le mani, invece ti risucchia la vita. Ah, quindi tu lo succhi, diciamo. Ho capito. Lui lo succhia, ragazzi. Ho so gusti, ragazzi. C'è chi. E tu invece che fai? Io controllo e l'ho scelta perché è stronza. Cos'è? L'ho scelta perché il personaggio è una stronza, ammazza tutti. Ah, quindi lui lo succhia e dopo viene lei che l'ammazza. Tu ammazzi a lui, ammazzi. Sì. Ok, la tua lei l'ha già succhiato. Ma raga, ma che cazzo? Il gatto, non so, dimmi, digli tu chi sei. Allora, sono Saino di Genshin, diciamo il dio Anubi, ecco, dai, vediamola così, no? Quindi sta pure il generale. Sta il dio Anubi in Genshin Impact. No, sono un generale, però per far conoscere a tutti è diciamo un Anubi, però è un generale del mondo di Sumero di Genshin. C'è un mondo Sumero di Genshin? Sì, esatto, sono vari mondi, è Sumero. Vabbè, raga, io non ci ho capito, ci ho giocato giusto tre volte
paga i cinema, ma mi sono rotto e palle. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché quando è uscito su Genshin mi è piaciuto subito, poi è l'Egitto, a me piace tantissimo, quindi è una cosa proprio personale. Ok, tutta sta roba l'hai fatta tu o roba cinese? Allora, questa l'ho comprata e qualcosa l'ho commissionato. Da chi? Da chi? Di Erno, così magari chi lo vuole. Allora, la parrucca me l'ha commissionata Andrea, una mia amica. Sì, poi? Poi, vabbè, e la lancia è di WoWo, quindi non è commissionata, è comprata. Ok, poi? E poi il cosplay è comprato da Mic Costume, quindi... Okay. Sì. Poi? E poi niente, io sono io originale, basta, quindi, non in vendita. Ah, tu non sei in vendita? No, mi dispiace. Mi dispiace, raga, non sei po'. Senti, mo fai vedere sto bastone? Certo. Mo fai vedere? Sembra una palla della pizza. Se vero. Tu sta, ma raga, allora sì, qua è e battute devo fare che molto sta patio. Cioè sembra la palla da pizza, è vero, raga. Questo è quando vuole mangiare, se fa la pizza certo. E è un forno così, raga, voi iscrivetevi al canale se così vi regalo la pizza. Tutta sta gente, tutta sta marmaglia di gente inquadra, mettetevi bene, raga, mettetevi, fatevi vedere bene chi cazzo siete. Tagliate sti capelli, dammogli aspetta, raga. Se avete già visto il video, a lui già lo conoscete, quindi a lui ricordali chi sei, come ti chiami, ricordaglielo. Su Instagram Ryuzaki 1981, altrimenti Martin. Vabbè, avete già visto la cosa. Ma tu invece, lei è muta, raga. Lei c'ha il tubo in bocca, c'ha il coso in bocca, c'ha, non può parlare. Mi spiace, saluta a mano, di ciao, bene. Puoi fare il tradotto, esatto. Come tu invece sei? Ijikata di... Ikakata? No, Ijikata. Ah, Ijikata. Ijikata, che personaggio è il tuo? Fammi capire, da dove viene? È della serie Gintama. Raga, voi se lo conoscete scrivetelo qua sotto nei commenti. Senti, perché c'hai sta spada? Perché lui è una specie di samurai, è un poliziotto samurai. È un poliziotto samurai. Tu invece? Revelio! Sì. Quindi non t'hanno sentito. Sono andato in fissa però Corso Legacy, quindi ogni volta ne esco fuori con. Hai giocato, cos'è? Coso del riposo. Scusami, mi stanno sgozzando. Questo caspada, dammi qua, dammi la spada. Che, ma tu non hai la tua? No, io la spada mia non ce l'ho, ma m'ha rotta quel coso là. Lui è il capitano Erdo. No, è lui la faccia che parla. Ah, questa è la faccia sua, raga. Questa è la faccia sua. È il capitano Edward Carcosso ed è un pirata demoniaco, è un original. È un'origine un po' spogliato Ok, tu invece con sto serpente al collo chi sei? Obanai Iguro. Si è tolto il tubo dalla bocca, come ti chiami? Pamela. Che, perché c'è questo personaggio, Pamè? Perché ho probabilmente il suo carattere, cioè che stai corcoso in bocca. Sta sempre corcoso in bocca, ma spugno di fuoco. Com'è? Pugno di fuoco. Quale pugno? Fagli vedere il pugno di fuoco. Fagli vedere il pugno di fuoco, raga. Ecco, vedi. Perché hai scelto questo personaggio? Perché è facile da fare, è il mio primo cosplay serio questo. Ci sono affezionato, non mi andate portato solo a portarmi le spade e tutto, Sbrincos Broncos. Sbrincos Broncos è portato a cioè Ace sciogli. Ultima termine. Sciogli macchia. Questo ha piato da termine, sì. Così c'hanno pure quelli che stanno. No, lui a termine. Ah, raga, è lui che prende ogni tanto e ve buca con sto coso. Senti, sto personaggio da quante volte l'hai portato? La prima volta? Almeno, no, ho detto c'è da affezionare il mio primo cosplay. Almeno 5-6 volte, almeno. Almeno ci verrai a Romix? C'è regolare. Che porti? Non si dice, ragazzi. Si dice. Se di o poi spoilerà. Che gli porti, sai? Fermatemi. Di. Sabato Sephiroth, The Final Fantasy e domenica Frankie. Frankie culo di gomma, quello di Aldo Giovanni e Giacomo, no? È dei One Piece. Ah, ecco, sempre quelli di One Piece, sempre quelli di One Piece. No, sempre quelli. Sempre... Ok, vabbè, senti, io mo con sto coso, prima vado a tagliare a quello cosplay che sta là. Va, vado a buca!
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra. Affacciati alla finestra, amore mio. Qua c'è sta il capostazione, c'è sta il capotreno, giusto? Che personaggio è tu, il capotreno? Mio non è il capotreno. Ma non è il capotreno. Pareva un capotreno, raga. Ma lo posso capire, ma non lo è. Ecco, vedi, raga. Ragazzi, ragazzi, lo sapete voi che personaggio è, scrivetelo qua sotto nei commenti. Mo puoi dire chi è, che personaggio sei? Nijimura Okuyasu di JoJo parte 4. Sì. Ok, perché hai scelto questo personaggio? Ma semplicemente la motivazione è una sola. Lo riesco a imitare un po' bene di voce. Lo riesci a imitare? Mo deve fa, fa voce, vediamo. Yojosuke! Raga, se ci azzecca, io non conosco. Se ci ha azzeccato, scrivetelo qua sotto, come sempre, nei commenti. Tu invece come te chiami? Io mi chiamo AIDS sui social. AIDS? Aze? Aze, sì. Aze. Quindi, raga, se ho fatto una trova, Aze. E cioè, se tu sei un altro cosplay che hai fatto, Un altro cosplay che ho fatto, Rengoku di Demon Slayer. Goku? Rengoku. Ah, è il cugino di Goku, che è più forte o più cosa dei... No, è molto più debole, è il cugino, quindi non so. Senti, che io so che JoJo c'ha tutte le mosse, giusto? Sì. Tutte cose strane. Il tuo personaggio c'ha una mossa di una cosa, sì. Certo. Posa man. Come al solito in tutti i miei video ci stanno sempre i cornuti, raga, non mancano mai. Tu sei? Non sa nemmeno chi è, perché talmente hai corna che... La caccia di Hydro di Genshin Impact. Ok, perché hai scelto sto personaggio? Non lo so, mi piaceva e ho deciso di farla. Perché pure tu sei cornuta? Sì. Sì, è cornuta pure lei. Quindi, mi fa vedere, ma che c'è? Che c'hai? Ma queste sono le braccia. Ma fa prova con sto braccio? Mi c'entra? Ma sì, ha voglia che mi c'entra. Come si mette sto coso? Al contrario? No, va così. Va bene così? Dammi una mano, dammi una mano, mettemi la mano. Da un po'. Ok, mi piace questo. Posso andare proprio su autogliatti, posso andare con queste unghie così. Senti, tu invece come ti chiami? Io mi faccio chiamare Jun. Giù, su tutti i social, diciamo. Sì, su Instagram te chiato e trovano Jun. Sì, Jun. Senti, è questo personaggio, la prima volta che lo porti? Sì, è la prima volta che lo porto proprio in una fiera. L'hai fatto tutto tu o hai piato dal cinese? Zi? No, la verità. L'ho comprato. La brava, dal cinese? Sì. Raga, proprio cosa verità, diciamo. Senti, perché sei venuta la prima volta che ci vieni a sto coso giapponese? No, sono già varie volte che vengo qua. Ah, dimmi un altro cosplay che hai portato altre volte. Ciao, sempre di Genshin Impact. Oppure Anako di Jibakushonen Anako-kun, e ce ne sono altri vari. Vabbè, raga, se avete capito chi è, scrivete qua sotto. Nei commenti, sono proprio belle queste qui. Qua queste qua sono buone, mo prendi, vado a raschiare a quello là, prendo io, vado a fare così, vado a fare. Sti robi che spade là, pure tu, non tu c'ha spada, me dai la spada là, così faccio intervista proprio fighissima che ha spada là. Senti, raga, chi siete? Io sono Maestro Jedi Plo Koon. E tu invece? Darth Revan, che è il figlio di Darth Vader, giusto? No, è il cugino? No, non c'è nessun legame di parentela. Niente, cioè gli ha copiato il nome? No, in realtà vengo molto prima di Vader. Ah, quindi tu sei il nonno, vabbè, più o meno sì. Più o meno il nonno, mo capito. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Beh, io sono appassionato di Star Wars e volevo un costume originale che rispecchiasse, diciamo, il temperamento del personaggio. Ok, tu invece perché hai scelto questo personaggio? Sia per la passione per Star Wars, sia la passione nei confronti di questo personaggio che ha una storia particolare. È una storia particolare. Senti, ma se spade laser, raga, dando avete via, raga, me so proprio fatele vedere spade.
incrociamo le spade, raga, che detta così sembra un po'. Incrociamo le spade. No, sì, che se rompe, sì, ma che se no, ma queste sono da combattimento. Ah, sono proprio così, vabbè, io non me la voglio rischiare. Vabbè, senti, prossima fiera che andrete, qual è? Allora, andremo in fiera con il nostro gruppo, Star Wars Roma One Base. Ah, cioè avete un gruppo, sì, c'avete? Siamo un gruppo. Tutto di Star Wars. Sì, gruppo. Minchia, fighissimo, raga. Sì, sì, sì. E verremo con la nuovo standardo, il nuovo logo, la nuova bandiera. Tutto nuovo. Sarà un remix rivoluzionario il nostro. Dai, raga, quindi iscrivetevi al canale, così poi vedete pure l'intervista a loro se li riesco a beccare. Io intanto più con sta spada larga vado a fare vuom vuom dall'acqua. Vuom vuom vuom. C'è sta sto gruppo dei cosi. Venite qua. Fatevi vedere. Sai, raga, lo so, voi state a chiedere pure voi, ma che te sei messa in testa, zi? Una motosega. Una motosega. Cioè, tu invece lei è una tracornuta, perché le cornute, come al solito, non possono mancare nel mio video. Ciao. Non so che dire. Ciao. Tu invece sei? Cosmo di Scienza Man. Ok, perché c'hai sto occhio caduto? Perché è un demone. Quindi c'hai il demone con l'occhio caduto. Il demone con l'occhio caduto, diciamo. E perché hai scelto questo personaggio? Perché mi piaceva, non lo so, è particolare. Te piace l'occhio caduto. Voi invece che personaggi siete, raga? Siamo Rosalina e Peach di Super Mario. Di Super Mario. E perché avete scelto questo personaggio? Perché siamo qua a Super Mario. Esatto. Perché giocate a Super Mario. Sì. Quindi, come ti chiami? Axel. Axel tu? Flavia. È la prima volta che venite qua o già ci venite sempre? No, ci veniamo abbastanza spesso. Tipo tutte le volte, sì. Tutte le volte che c'è sta. Prossima fiera che andrete, qual è? Mi sa Romix. Ci venite a Romix? Sì. E allora, raga, noi invece se vediamo al prossimo video di venerdì, mi raccomando, andate a seguire. Come che ti chiami? Axel. Su Instagram, come ti chiami? Vai, è un nome complicato. Provaci, tanto se non ci riesco a capirlo, non lo scrivo. Praticamente, aspetta, faccio lo spelling: AXELTT. Ho sbagliato, mi sa. Vabbè. Niente, va bene così, ragazzi. Va bene così. Noi invece ci vediamo. Cyber Bunny. Io, cyber come tipo cybernetico, e Bunny come coniglio. Cyber Bunny. Vabbè, raga, ma andate a seguire a ste tipi che fate anche altri cosplay. Fate, giusto? Sì. L'altro cosplay che porterete, qual è? Spoileriamo. Due personaggi di un gioco di Identity Five. Giochiamo, sì. Portiamo io, Mary di Identity Five, e Nayad di Identity Five. Sì. Ragazzi, se lo conoscete, scrivetelo nei commenti. Come ho detto, ci vediamo al prossimo video di venerdì. Sciocarì!